Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale. Prego il segretario, proceda all'appello. Bernardi Stanino, Gigante Sirio, presente. Comuni Densi, presente. Furlan Debora, Gigante Franco, presente. Bruer Laura, Veniere Vicino, sì. Pittana Silvia, presente. Lodola Maurizio, presente. Monti Maria Cristina, presente. Pazzichetto Tiziano, presente. Cecconi Luciano, sì. Trevisan Luciano. Sì. Primo punto all'ordine del giorno, abbiamo lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Verbale numero 30, lettura e approvazione verbali della precedente seduta consigliale del 3/11/2015, dal numero 27 al numero 29. Verbale numero 31, integrazione in CAPC S.P.A. del Consorzio Acquedotto Cornacco, previa trasformazione dello stesso in società di capitali e successivo conferimento della stessa a CAPC S.P.A. Determinazioni. Verbale numero 32, ratifica deliberazione giuntale 92 del 4/11/2005, avente ad oggetto adozione variante al bilancio di previsione al bilancio pluriennale 2015-2017. Verbale numero 33, approvazione e modifica del programma annuale per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione. Verbale numero 34, assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2015, articolo 175,8 decreto legislativo 267 del 2000, successive modifiche e integrazioni. E verbale numero 35, proroga e modifica convenzione quadro associazione intercomunale di Riviera Turistica Friulana. Verbale numero 36, ordine del giorno a sfavore della chiusura della filiale Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana di Cocenia, presentato dal capogruppo consigliare Daniele Guigino, lista civica Impegno per il Futuro, e Monti Maria Cristina, lista civica Insieme per Cocenia. Sono interventi? Allora, chi è favorevole all'approvazione? Secondo punto all'ordine del giorno abbiamo piano d'azione per l'energia sostenibile e adesione al patto dei sindaci dell'Unione Europea. Si tratta in sostanza di autorizzare il sindaco a firmare il patto dei sindaci, che si tratta sostanzialmente di un impegno che si prende il sindaco di arrivare al 2018 con assicurando il 20% 2020 il 20% di energia da fonti rinnovabili. Quindi io prego adesso Maniero si illustra il punto. Sì, buonasera. Come diceva il sindaco, il progetto è adesione al patto dei sindaci dell'Unione Europea. Diciamo che questa è una condizione sine qua non per redigere il piano d'azione dell'energia sostenibile, il cosiddetto PAES. Il tutto ha inizio ancora da un decennio fa e oltre con il famoso protocollo di Kyoto, dove l'Unione Europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, appunto, aumentando nel contempo il livello di efficienza sempre del 20% dell'efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti da energia rinnovabile sul territorio. Ecco, il comune di Pocenia assieme al comune di Palazzolo, ancora nell'autunno scorso, approfittando di un bando regionale con finanziamenti europei, aveva avanzato domanda per il finanziamento appunto del PAES, che è stato accettato, e quindi il comune di Pocenia avrà un contributo di 6.733 euro che copre interamente il costo, quindi al 100% il costo per la redazione del PAES, diciamo che la ditta che ci ha fornito tutto l'incartamento è la Simpro Ambiente, quella ditta che anni fa aveva lavorato anche per il comune di Pocenia con il monitoraggio delle onde elettromagnetiche, dei telefonini, quelle antennine che vedevate fuori.
si è prestata a produrci tutta la documentazione e ci ha permesso appunto di accedere a questo contributo che coprirà appunto tutte le spese tecniche per la redazione del PAES. Il PAES dovrà essere redatto previo coinvolgimento non solo dell'amministrazione ma anche di tutti i privati entro 12 mesi da oggi, quindi dalla data della deliberazione di adesione, e quindi verranno appunto coinvolti non solo l'amministrazione comunale che deve impegnarsi ma anche i privati. Quindi nella formazione del PAES rientreranno tutte quelle attività di risparmio energetico non solo pubbliche ma anche private, quindi impianti a biomasse, impianti fotovoltaici, pompe di calore e quant'altro, che messi tutti insieme potranno così far rispettare quel 20% di cui dicevamo prima. Ecco, fatto questo piano appunto si potrà procedere entro il 2020 al rispetto di questi termini, però per fare ciò ci si deve impegnare, quindi non solo a livello europeo ma ogni sindaco dell'Unione Europea deve aderire e fare dare il proprio contributo per il proprio territorio. Nell'allegato che avete trovato alla proposta di deliberazione, c'è una cronistoria ben più approfondita con tutte le leggi, quello che ha portato a questa deliberazione. L'abbiamo fatta prima di Pasqua perché c'è una procedura da eseguire entro il 31 di marzo, quindi entro la fine del mese, di accreditamento online, e quindi abbiamo bisogno della deliberazione di adesione e poi della firma del sindaco per l'adesione stessa a tutti gli effetti. Ecco. Questo in estrema sintesi, se avete delle domande io sono a disposizione. Grazie. Posso? Ha parlato, cioè ha detto che saranno, cioè dovranno intervenire anche i privati, cioè verranno coinvolti anche i privati. Esatto. In che modo verranno coinvolti i privati? Ecco, quando si forma il PAES, nella stesura avrà più o meno la procedura di un piano urbanistico. Nel senso che ci saranno, presumo, innanzitutto una raccolta di dati che sono depositati in comune di tutte quelle aziende che hanno partecipato al risparmio energetico, quindi progetti di impianti fotovoltaici, di impianti di biomasse, cioè tutti quei dati che per la loro natura sono depositati soprattutto presso l'edilizia privata, e quindi abbiamo la possibilità di accedere a questi dati e soprattutto di vedere fino a quanto, già con questi dati in possesso, perché il piano parte come data, dovrebbe partire dal 1990-95, quindi molto probabilmente parte di questo 20% è già in vigore, quindi non è che dobbiamo fare il 20% da qui in avanti, molto probabilmente adesso ci sarà una raccolta di dati, ma potrebbe anche starci che un 10%, dico, la sparo lì, potrebbe essere, o anche di più, potrebbe essere già rientrare già attivo insomma in questo piano. Quindi ci sarà una campagna di pubblicità, di pubblicizzazione di questo tipo di piano, verranno invitati i portatori di interesse, li chiamano stakeholders, quelle robe lì al giorno d'oggi che va di moda, e quindi questi verranno coinvolti questi signori, i quali anche avranno la possibilità di dire se hanno intenzione di potenziare i loro impianti, di gente qualsiasi, anche del privato cittadino, se ha intenzione di installare impianti di risparmio energetico sotto questo aspetto, e anche questi, quelli che intenderanno stare nel futuro, potranno influire nel raggiungimento dell'obiettivo, insomma, ecco. Quindi è un percorso che durerà qualche mese, sicuramente, anzi deve essere concluso in ogni caso entro un anno. L'incarico alla ditta verrà dato non appena approvato il bilancio, perché se questi soldini, anche se di fatto ci sono, perché il decreto ormai è arrivato,
non posso dare l'incarico fino a quando il bilancio non li avrà recepiti, e quindi dovrò avere le somme a disposizione. Questo molto probabilmente verrà 10-20 giorni, al mese al massimo, insomma, perché per la produzione del bilancio mi pare sia la fine di aprile. Fatto questo, diciamo che ci mancano 11 mesi per lavorare, la ditta è già pronta sotto questo aspetto e quindi molto probabilmente o in primavera o già nell'estate o comunque entro un anno il piano deve essere redatto. Ma c'è già un'idea di quello che sarà anche il piano dell'amministrazione comunale? Cioè, voi avete già fatto qualche cosa? Avete un'idea di come spenderete i soldi? Di cosa farete a livello di amministrazione? O adesso allora, il finanziamento che avete ricevuto è per sostenere la spesa, sì, della ditta che, sì, farà poi, che redigerà il piano. Noi metteremo a disposizione i dati che già abbiamo, insomma, abbiamo poi impianti di biomasse che producono un megawatt ciascuno, quindi quelli entrano già nel 20%, tutti quelli che hanno chiesto ed installato tutti gli impianti fotovoltaici, e quindi anche quelli andranno a formare il 20%. Può darsi addirittura che arriviamo già al 20%, non lo so, perché potrebbero essere già quasi a posto, sì. Perché con due impianti che producono un megawatt ciascuno è già tanto, no? Quindi noi mettiamo a disposizione questi nostri dati. La ditta che verrà a redigere il piano coinvolgerà, pubblicizzerà il PAES, in modo tale che altri che vogliono partecipare, vogliono installare l'impianto fotovoltaico, magari anche non solo per consumo proprio, ma anche magari per vendere l'energia prodotta all'ENE, all'ente gestore, e quindi noi siamo qui per dare una mano, per fornire tutti i dati necessari. Ecco, se posso aggiungere, ha aderito al consorzio CEL. Il consorzio CEL sta raccogliendo i dati per fare il piano dell'illuminazione pubblica, quindi se c'è un efficientamento energetico anche del piano dell'illuminazione pubblica, anche questo rientra nei prossimi anni, quindi abbiamo 2016, 4 anni, quindi ovviamente mi auguro che in questi 4 anni sicuramente si farà, potrebbe rientrare in questa riduzione del 20%, quindi un ulteriore obiettivo, e quindi la parte dell'amministrazione comunale sotto questo aspetto c'è già, insomma, uno delle tante cose che si potrebbe ulteriormente fare. Come mai a questo bando hanno partecipato solo Pocenì e Palazzolo, gli altri comuni dell'ambito della cosiddetta UTI così non sono stati? Io ho coinvolto tutti i sindaci, solo che mi hanno risposto positivamente, solo Pocenì e Palazzolo. Gli altri non so se ci sono ragioni politiche o altre cose, come ho fatto per i due comuni, sì, avrei fatto anche per quattro, insomma. Vabbè, pur approvando il piano energetico, cioè pur essendo favorevoli alle riduzioni di emissioni eccetera, ma per il momento ci asteniamo. Va bene, allora ci sono altri interventi? Nessuno? Allora, procediamo, chi è favorevole? Astenuti? Grazie Maniero. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Ciao. È stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva e
adesso vado ad elencare cosa è andato a coprire questo prelevamento. C'è 1.700 a carico di spese postali, quindi di, ovviamente sono gestionali. È stato fatto un intervento per quanto riguarda invece il supporto alla gestione dei servizi finanziari, magari su questo dico due parole. I servizi, allora, con la fine dell'anno è stato passato da C a categoria D un dipendente del servizio finanziario, quindi è diventato il PO, quindi responsabile del servizio finanziario. E quindi il punto era che comunque questo responsabile, ma anche l'altro C che è presente nel servizio finanziario, sono due giovani molto volenterose, ma che avevano una grande carenza da un punto di vista formativo. Sappiamo benissimo che il comparto in questo momento non ha disponibili delle risorse, e che se ci sono delle risorse che si muovono solo verso i grandissimi comuni, quindi tipo la Tisana, così. Quindi spesso sia i concorsi che le mobilità vanno a finire deserte. Considerando insomma, le capacità, anche le potenzialità del nostro personale, abbiamo ritenuto opportuno valorizzarlo e quindi confermarlo nei loro incarichi, anzi dandogli anche delle posizioni organizzative importanti. Però al contempo c'è la necessità ovviamente di formarli, oltre che quella di portare avanti un po' l'attività ovviamente, no? E quindi fondamentalmente abbiamo messo in piedi tutta una struttura che sta sostenendo con un servizio esterno, oltre che in convenzione con un altro comune dell'ambito, che quindi è Tor Viscosa. Insomma, stiamo sostenendo la formazione di queste due risorse in modo tale, insomma, da avere internamente delle risorse formate, di non dover andare a cercare in giro, che sappiamo benissimo non sempre rispondono a sia ai concorsi che alle mobilità. Quindi per fare tutta questa operazione abbiamo dovuto incrementare quel capitolo che era inerente, insomma, alla gestione finanziaria, utilizzando dei servizi esterni e anche il contributo di un ragioniere di un altro comune. Poi vado avanti, vabbè, ci sono poi alcune cose che andavano a sistemare un po' quello che era il bilancio, quindi l'energia per l'ambulatorio. Poi c'era una posta di cantieri di lavoro dell'anno precedente che siamo andati in chiusura a chiuderla, quindi per circa 5.000 euro. Poi altri soldi erano legati al discorso della cultura, alle manifestazioni culturali e vabbè, un adeguamento a quello che è il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Se e quindi niente, questa è semplicemente una comunicazione di questo prelevamento, insomma. Ma posso fare una domanda? Cioè, penso di sì. Ah, sì. Ah, okay. ancora concesso. Cosa vuol dire, hai detto, l'adeguamento per i rifiuti solidi? Ma probabilmente probabilmente in base alle fatture che arrivano dalla ENT. Quindi c'è una spesa in più. Ma era un adeguamento di 2.000 euro, da 180 era 182, quindi insomma, rispetto a un previsionale era un adeguamento in questo senso, okay. Perché ovviamente il previsionale noi mettiamo la previsione e dopo ovviamente man mano che andiamo avanti andiamo un po' a aggiustare in base a quelle che sono le fatture che arrivano dalla ENT. Sì. E poi un'altra domanda, le spese postali, sì. No? Qui c'è scritto spese postali per spedizioni raccomandate, sì. Di accertamenti tributi annualità 2010 per 700 euro. Allora, lo scorso anno noi abbiamo dato a un'altra società esterna, che è la società K, abbiamo dato, oltre alla bollettazione dei tre tributi, insomma Tari, Tasi e IMU, abbiamo dato anche l'incarico di fare l'accertamento di tutta quella parte tributaria che era in scadenza di prescrizione. Quindi
entro fine anno dicembre sono stati inviati tutti i bollettini, sto parlando di IMU, ICI al tempo ancora forse, che erano in scadenza di prescrizione e quindi abbiamo, queste spese postali sono servite a questa, a questo servizio. Quindi vuol dire che ci sono così tanti oneri, cioè tributi aperti in sospeso. E gente che non paga c'è ovviamente, no? Sì, sì, bisogna accertarla. Sono tanti. Allora, più o meno la cifra è sui 7.000 euro, se non sbaglio, quello che abbiamo circa, poco di meno, insomma, come sì, riscossione di tributi vecchi fino al 2010, esatto. 2010, ma forse non era solo il 2010, anche forse per il 2011. No, perché qui, appunto, perché qui c'è scritto 2010. Sì, perché quelli erano quelli che avevano quelli erano prescrizioni, ma forse abbiamo fatto anche, adesso non mi ricordo perfettamente, però insomma. Forse c'è qua anche i dati, comunque diciamo sì, sicuramente quelli per prescrizione forse hanno fatto anche un anno in più, ma non sono certa di questa cosa. Comunque quello che è stato accertato, quello che è stato inviato è una cifra che si aggira sui 7.000 euro comunque. In ogni caso è un dovere dell'ente fare questi accertamenti, sì, perché sì, se sì, no... No, ma sono d'accordo. Sì, sì, no, dico, perché sennò rischiamo poi anche sì, ovviamente sì, il danno erariale se noi non andiamo a fare queste riscossioni. Per carità, no, ma io ho solamente diviso l'importo 700 per il costo medio di una raccomandata che è intorno ai 4 euro. Ma siccome sono... E quindi... Quelle lì, siccome erano a fine anno, probabilmente erano anche raccomandate un po' speciali, perché abbiamo grossi problemi con le poste. Ah. E quindi abbiamo, è stata fatta un invio per essere certi che arrivasse, insomma, fosse una posta prioritaria, quindi una spesa un pochino superiore perché era proprio a fine anno, no? Però ripeto, sì, bisogna farla in un certo modo perché altrimenti dopo non si ha la certezza di aver inviato tutto questo. Bene, questa era la prima comunicazione, quindi non c'è votazione. Passo alla seconda comunicazione. Sì, quarto punto è comunicazione ai sensi dell'articolo 166, comma 2, come prima, per un prelevamento dal fondo di riserva in esercizio provvisorio per le spese derivanti da obblighi tassativamente previsti dalla legge, le spese per le consultazioni. Beh, sì, non c'è da dire molto, è già tutto scritto lì, siamo obbligati a fare il referendum, quindi insomma dobbiamo aggiungere queste spese perché non erano... E poi saranno rimborsate comunque. Sì, esatto, però non erano previste, non ho molto da aggiungere su questo. Bene, ultimo punto, all'ordine del giorno abbiamo l'approvazione del nuovo regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico. Il regolamento di servizio... Il servizio di trasporto scolastico però vedo che era ancora stato fatto insieme ai comuni di Milanteo, adesso l'abbiamo rifatto cercando di adeguarlo alle esigenze nuove che si sono presentate, quindi prego Laura di illustrarlo, se ci sono domande poi alla fine. Sì, alla fine non ci sono stati grossi cambiamenti, abbiamo un attimino sistemato più che altro quello che riguarda l'articolo 4 che è la modalità per l'erogazione del servizio. Allora già nel precedente regolamento era fissata la domanda di iscrizione al 30 di luglio dell'anno scolastico precedente. Diciamo che veniva rispettata e no questa cosa, no? Quindi abbiamo messo proprio nel regolamento che fino a quando non c'è il pagamento della retta, diciamo, del contributo del trasporto scolastico non verrà effettuato il trasporto. Logico, dobbiamo capire un attimino se c'è una negligenza o se non è arrivata la carta, eccetera. Comunque, alla domanda di iscrizione deve essere obbligatoriamente allegata la ricevuta di avvenuto pagamento della quota con partecipazione al costo del servizio. L'iscrizione appunto non si ritiene perfezionata fin tanto non viene effettuato il pagamento e attestato mediante la presentazione della previa ricevuta. E quindi come gli anni precedenti
L'iscrizione verrà fatta sia per gli alunni che utilizzano per la prima volta il servizio scolastico, sia per quelli che lo confermano per gli anni a seguire. Questo viene sempre, è sempre in carico all'ufficio tecnico manutentivo, come sempre. Poi cosa potremmo dire? Le modalità di compartecipazione di pagamento. Abbiamo aggiunto una parte che va ad aiutare, diciamo, le famiglie che sono un po' più in difficoltà. In particolare, io ho evidenziato eventuali deroghe e o riduzioni, esenzioni, limitazioni su segnalazione e previa relazione del servizio sociale, ove terrà anche conto della composizione e della situazione economica del nucleo familiare richiedente, attestata dalla dichiarazione ISEE in corso di validità conformemente alla normativa vigente. Quindi sarà il servizio sociale che ci segnalerà eventuali casi diciamo gravi, dove insomma, vediamo se è il caso di intervenire, sempre in base a ISEE stabilita sempre dall'assistente sociale. La tariffa inoltre deve essere versata anticipatamente e unica per l'intero anno scolastico ed è dovuta anche in caso di utilizzo parziale o mancato utilizzo del servizio stesso per periodi più o meno prolungati. E una volta effettuata l'iscrizione potrà essere rilasciato all'alunno un tesserino di trasporto annuale che dovrà essere esibito all'utente in caso di verifica da parte del personale addetto. Questo abbiamo ritenuto sia abbastanza necessario, soprattutto quando ci sono, diciamo, bambini nuovi, alunni nuovi, perché l'autista abbastanza conosce, diciamo che conosce bene ormai tutti gli alunni, però ogni anno c'è un rinnovo, per cui almeno per le prime giornate ci saranno i controlli sullo scuolabus, appunto per vedere che i bambini siano iscritti, che abbiano pagato e tutto il resto, perché poi c'è un problema assicurativo. Ecco. Sì. Quindi abbiamo un attimino sistemato queste cose che erano più importanti. Il grosso del regolamento è sempre quello, insomma. Sì, abbiamo visto che è rimasto. Sì. Sono stati aggiunti. Sì, due a quello due ci sono state delle aggiunte. Volevo segnalare una cosa, articolo 3, sì. Al comma 4, cioè i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strada. Sì. Aggiungerei, se siete d'accordo, sì. E saranno individuati quando possibile in prossimità degli attraversamenti pedonali. Sì. Allora, cioè, per fare in modo che, cioè, le fermate quando possibile siano sempre vicine. Sì, allora solitamente non abbiamo neanche questo problema, perché lo scuolabus passa e prende, ritira i bambini direttamente sul ciglio della strada, quindi non devono neanche attraversare. Cioè, il percorso è stato studiato in modo da non fare attraversamenti. Io l'ho fatto più volte, sì. Anche con Ezio abbiamo visto che comunque problemi non ce ne sono. Non è necessario. Sono tutti segnalate le fermate ed è importante anche l'iscrizione nei tempi previsti, perché così abbiamo un tempo materiale per vedere se ci sono fermate da togliere o se ci sono nuove fermate da mettere, insomma. Da studiare, insomma, il percorso ad hoc. Ok, e poi articolo 8, sì. Sul precedente regolamento c'era una cosa che è stata tolta, l'ultimo capoverso, sì. Gli alunni delle scuole elementari e dell'infanzia saranno consegnati a un operatore scolastico preposto all'accoglienza. Sì. Cioè, quello lì mi sembrava importante, visto che comunque, cioè, i bambini devono essere affidati ai genitori quando scendono, cioè quando ritornano a casa. Sì.
nello stesso modo devono essere affidati a un operatore, e quindi non so se è un refuso o che cosa, però mi sembrava importante non so se questa cosa che non è stata messa. Non so se fosse stata dimenticata questa parte. No, penso che è perché ovviamente il servizio scuola lo finisce a scuola, sì, ed è necessariamente. Dovrebbe essere scontato. Anche perché ci sono le giornate dello sciopero, per esempio. L'autista non lo scuola non passa proprio perché non sa se a scuola trova gli operatori. Quindi è già sospeso, si parla di sospensione, esatto, perché ovviamente della scuola dell'infanzia e della prima elementare. Sì, sì, ma sì, adesso attualmente non c'è il servizio, no? Sì, non c'è comunque se ci fosse il servizio verrebbe consegnato agli insegnanti, sì. Non agli insegnanti, sì. Perché i bambini vengono consegnati ai docenti, sì, ai maestri, ai... Sì, ma fa parte dell'incarico dell'insegnante. Sì, fa parte dell'incarico, però sì. Cioè, mi pareva che cioè, metterlo, cioè, visto che c'era anche prima, era una precisazione, un sì, qualcosa in più che comunque non fa male. Non, non è un problema, perché operatore poteva anche dare adito a chi erano questi operatori, no? Invece in realtà i bambini vanno consegnati agli insegnanti, cioè non è che vanno consegnati agli operatori, perché forse questo regolamento, mi viene da dire, era il frutto anche di idee che ci potessero essere servizi di preaccoglienza, no? Che qua, però diciamo che questo genere agli insegnanti, cioè la regola è che comunque vengono consegnati a scuola e quindi agli insegnanti, insomma, quindi l'operatore forse è stato appunto ragionato nel senso di dire togliamo perché non gli ha adito al fatto che possa essere consentito di lasciare i bambini ad altri soggetti che non siano gli insegnanti. Ecco, forse questa parola operatori che non qualifica diciamo propriamente la tipologia del soggetto che riceve praticamente il bambino, perché chiaramente tu il servizio di trasporto scolastico è rivolto alla scuola e l'istituzione che riceve la scuola è solo la scuola può. Se dopo c'è un servizio di preaccoglienza dove ci sono magari una cooperativa, degli educatori eccetera, lì allora come dire, altra, sì, bisogna regolamentarlo, insomma, ecco, perché diventa una fascia in cui il bambino non è sotto la sorveglianza dell'istituzione scuola, bensì di altro. E qui invece adesso noi parliamo, come dire, di istituzione scuola, insomma. Forse, ecco, forse questo era il motivo della ovvero, come dire, tolto, ecco, questo capoverso, comunque, insomma, sì, decidete come tenete meglio, insomma, come... No, possiamo lasciare anche così. E poi, poi ci saranno, magari lo farò vedere dopo, ci sono un po' di errori di ortografia. Bene, ci sono altri interventi? Nessuno? Andiamo al voto, chi è favorevole? Unanime. Immediata esecutività? Unanime. Bene, vi ringrazio, il Consiglio Comunale è terminato, auguro buona serata a tutti. Buona serata.